Ciao a tutti, fratelli marziali, io sono Marco Crastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Bene ragazzi, oggi parliamo di un atleta non molto conosciuto a livello internazionale per quanto riguarda gli altri sport. Prendiamo ad esempio un McGregor, un Giorgio Petrosian, fanno parte di altri sport, ma sono anche molto conosciuti al di là del loro sport. Oggi parliamo di Shoki Matsui, che è una leggenda vivente del karate Kyokushin e non è molto conosciuto magari nell'ambito dell'MMA, della Muay Thai, però ragazzi è davvero un mostro. Shohei Matsui, oltre a vincere svariate volte il campionato mondiale Open, senza categorie di peso, di Kyokushin, è a capo di una delle più grandi fazioni che sono succedute alla federazione, ideata e fondata dal maestro Sosai Masutatsu Oyama. Matsui praticamente in combattimento era uno di quelli che gli potevi dare tutte le botte che volevi e non cambiava espressione, vinceva e non cambiava espressione, lo vedevi sempre serio, fisso, con la stessa faccia, sia che fosse felice, contento, deluso, triste, sempre con la stessa faccia e pestava di brutto. Ha praticamente sviluppato una sua strategia particolare che, oltre al fatto di essere grandissimo in qualsiasi tipo di tecnica, in particolare una mobilità delle gambe eccezionale, aveva sviluppato un combattimento basato sul se alzi la gamba finisci con il culo a terra. E infatti lui praticamente riusciva a prendere il tempismo praticamente per un 90% delle volte nel momento in cui l'avversario utilizzava la sua gamba per calciare, lui colpiva la gamba d'appoggio. Il che rendeva il combattimento per il suo avversario davvero difficile, poiché ti limitava a combattere soltanto con i pugni. Se ci pensate, questa è una strategia molto utile, poiché è come se voi negate al vostro avversario l'utilizzo delle gambe. Ciò ovviamente è molto difficile da applicare, richiede tantissimo allenamento e soprattutto una mente in un certo senso bipolare. Prima di andare avanti nel discorso, però, guardiamoci questa clip per renderci conto più o meno di cosa stiamo parlando. Come avete visto, un atleta eccezionale, dotato di un'eleganza e un'efficacia decisamente fuori dal comune. In questo video non vi mostrerò nulla io, poiché la strategia in questione si basa semplicemente su: appena un avversario alza la gamba, voi colpite quella d'appoggio. Ma vi darò alcuni suggerimenti per potervi allenare, soprattutto se siete da soli. Poiché se avete un compagno vi potete organizzare in vari modi, del tipo vi allenate su una tecnica prestabilita, uno vi tira un circolare alto e voi nel momento in cui lo tira glielo tirate basso. Vi esercitate un po' su questa tecnica e poi potete cambiare. Oppure potete organizzare dei combattimenti soltanto di braccia
e decidete prima di combattere chi deve rompere le regole eseguendo il primo calcio. Cioè, ad un certo punto, sto combattendo io contro di te che guardi il video, io rompo la regola mentre combatto di braccia, attacco di gambe e tu devi cercare di fregarmi sulla gamba d'appoggio. Dunque, in questo senso abbiamo bisogno di un cervello bipolare, cioè mentre noi combattiamo e dobbiamo stare attenti ai pugni, ai calci, alle prese e così via, e dobbiamo anche noi rispondere di pugno, di calcio e così via, dobbiamo sempre prestare attenzione a quando l'avversario alza la gamba. Dunque dobbiamo lasciare una parte inconscia di noi sempre pronta all'azione nel momento in cui vediamo che l'avversario solleva una gamba. In questo modo diventeremo l'incubo di chi è abile nel calciare, poiché chi basa la propria strategia di combattimento sui calci e si vede debilitato praticamente questo suo sistema di combattimento, chiaramente abbiamo molte probabilità di vincere. Dunque, a coppia ci sono svariati modi per allenarvi. Per quanto riguarda invece il sistema in solitario, prendete un cellulare, andate sul timer, non guardate praticamente il timer, mettete un dito sopra e scrollate verso l'alto. Avviate il timer e iniziate a fare la vostra shadow boxing. Nel momento in cui sentite il timer, dovete essere pronti, ma davvero pronti a scattare con la vostra gamba e cercare di spazzare il vostro avversario immaginario. Dunque è un po' come combattere e poi nel momento in cui si presenta l'occasione andare a spazzare con una tecnica di gamba, che può essere un calcio circolare, un calcio a giro, quello che volete voi. Dunque in questo caso l'allarme del cellulare funziona come un "Ehi, guarda che ho alzato la gamba", pam, e lo spazzate. Perciò più tempo passa dallo scattare dell'allarme alla vostra reazione, minore la probabilità che la vostra tecnica sia riuscita. Perciò l'ideale è quello di essere quasi sincronizzato con il vostro timer. Vi renderete conto immediatamente di quanto la vostra mente sia divisa durante lo shadow boxing. Voi noterete che state seguendo le tecniche, ma state comunque pensando a "devo essere pronto, devo essere pronto che appena scatta il timer, boom, devo partire sotto". Quando combattete, il livello di utilizzo appunto della nostra mente è proprio lo stesso. Voi dovete riuscire a combattere in maniera molto sciolta, normale come vostro solito, ma sempre avere in disparte quel pensiero di "appena alza la gamba l'avversario, lo vado a falciare". Dunque, ragazzi, potete intuire che questo è un sistema di combattimento che diventa davvero un sistema di combattimento, nel senso non è difficilmente una strategia da applicare in alcuni contesti. Cioè, è proprio un modus operandi fisso, nel senso che quando andrete a combattere è una strategia che voi adottate che avete per tutto il combattimento. Non è che io trovo l'occasione e spazzo sotto, e cioè quello può succedere in combattimento, ma se dovete diventare l'incubo dei fighter che attaccano solo di gambe, o comunque prevalentemente di gambe, sono temibili di gambe, voi dovete avere sempre questa mentalità divisa tra combattimento normale e "appena alzi la gamba, sei fottuto".